È stato pubblicato l'avviso per consentire la presentazione delle domande per l'iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e di pre- e interscuola, nonché per la consegna dell'attestazione ISEE per la riduzione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica. Lo rende noto l'Ufficio per il diritto allo studio. I servizi in questione sono relativi all'anno scolastico 2018-2019. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 31 agosto mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano allo sportello unificato che si trova al piano terra della sede comunale di Viale Aldo Moro numero 30, aperto da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì e il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Sono tenuti a presentare obbligatoriamente la domanda per l'accesso ai servizi in questione anche le famiglie degli alunni che hanno usufruito dei servizi stessi del precedente anno scolastico 2017-2018. L'Ufficio per il diritto allo studio precisa che possono accedere al servizio di trasporto scolastico per il quale sono disponibili attualmente solamente 800 posti esclusivamente i residenti del Comune dell'Aquila. I servizi di pre- e interscuola e di mensa scolastica sono invece accessibili anche agli utenti non residenti, fermo restando che potranno usufruire della rideterminazione delle relative tariffe esclusivamente i residenti del Comune dell'Aquila. L'avviso e i modelli per la presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune dell'Aquila www.comune.l'aquila.it nella pagina Avviso nella sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell'area Amministrazione.